Ma è grazie dell'applauso, ma io non ho capito. Dice che è cambiata la televisione, è cambiata così, ma è che di solito il conduttore chiama l'ospite, anzi dice, ah, ecco a voi, abbiamo il grande piacere. Io ho fatto il conduttore per tanto tempo, è cambiata la televisione, si vede, perché sono venuto qua, mi ha lasciato solo. Ma io ci sono, eh? Eccomi qua! Signori, Renzo Arbore! Ecco qua! E non t'ho visto! Ero qua! E vabbè, io pensavo che si cominciasse di sempre. No, sedia. Vedevi la sedia da solo, vedevi la sedia qua libera. Ah. Allora, ragazzi, la puntata di stasera è clamorosa, perché abbiamo l'uomo che ha inventato l'altra TV, Renzo Arbore, e l'altra radio, e l'altro cinema. Un mito. Posso parlare inglese? Yes. No commemoration, please. No commemoration. No commemoration. Ma qui è una chiacchierata tra amici. Allora, accomodiamoci pure. No, guarda, io ho un problema del profilo, perché ho il naso storto, e quando, quindi mi devo mettere là. Perché sono abituato, una volta facevo il presentatore, e avere l'ospite alla mia destra. Vabbè, allora, hai capito? Invertiamo l'ordine, fatto che il prodotto cambia. Non cambia, è sempre lo stesso. Allora, voi immaginatevi, ragazzi, la mia emozione in questo momento. Io sono cresciuto, andavo a scuola all'Istituto Tecnico Commerciale Statale Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, con il transistor. Non c'era certo le cuffiette, c'era la monarchia, il telefonino. Allora. No, non esagerare. Con il transistor e con la cuffietta, ma c'era l'auricolare bianca, sì. E ascoltavo Arbore e Boncompagni in alto gradimento. E scimmiottavo poi con un mio amico, Andrea, a casa, facevamo basso sgradimento, registrando un'improbabile trasmissione che poi facevamo ascoltare queste cassette ai nostri compagni. C'erano anche Giorgio Bragardi, bisogna dirlo. C'erano anche Marco Magrenco, esatto, e Giorgio Bragardi. Esatto. Alto gradimento è un lavoro collettivo. E insomma, e quindi oggi sono particolarmente felice ed emozionato ad avere il grande Renzo Arbore. Renzo.